io consiglio uno solo, chi ti avvicina per chiedere soldi, dicendo che il proprio figlio ha un debito e che se non viene pagato quel debito subito il figlio rischia, voglio dire, delle conseguenze penali o di altro genere, chi di vuole propinare l'acquisto di vantaggioso di qualcosa, come anche di diamanti, dei gioielli, chi cerca di entrare in casa vostra paventandovi il miraggio di un arretrato dell'INPS o di enti previdenziali, loro vengono con una raccomandata dei soldi rubati e dicono, perché sanno, un'altra delle cose che vi voglio dire, che loro hanno una base informativa, un minimo di informazione la devono avere. Se vengono da voi, vi avvicinano in strada, devono sapere il nome di vostro figlio, perché non possono dire suo figlio, no, dico Antonio, suo figlio che lavora ha un debito. Voi nel momento in cui avete almeno un riscontro positivo, una verità, una piccola verità, vi liberate. Ogni madre, ogni genitore, voglio dire, nel momento in cui vede paventarsi una minaccia, un disagio, una possibile conseguenza per un proprio figlio, farebbe qualsiasi cosa. E magicamente, e loro lo sanno, si abbattono le vostre cautele. Ogni giorno lo vedo sul mattinale, nonostante la grossa campagna, la diffusa campagna che abbiamo fatto contro le truffe, ma purtroppo ogni giorno, quasi ogni giorno, c'è un evento di questo genere, addirittura delle donne anziane che per evitare la paventata conseguenza per il figlio, va al bancomat, preleva e dà i soldi al truffatore. L'unico consiglio che vi do è quello che chiunque vi si avvicina per spaventandovi il miraggio di un arretrato, di un ente previdenziale o di un'assicurazione, o qualcuno che si avvicina a voi dicendo che vostro figlio ha maturato un debito e che se quel debito in parte non viene compensato, vostro figlio potrà andare in galera o subire delle conseguenze, quella persona, senza ombra di dubbi, è un truffatore. Non